Li avevamo lasciati così, emozionati ma soddisfatti, fuori dal Palazzo del Quirinale, dove lo scorso 9 maggio hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione del Giorno della Memoria, dedicato alle vittime del terrorismo. Oggi abbiamo ritrovato gli studenti del CFP Vantini di Rezzato nella sala del Consiglio Comunale di Brescia, dove hanno tracciato il bilancio del loro viaggio, cominciato a dicembre dello scorso anno, e che li ha portati alla scoperta di uno dei momenti più bui della storia bresciana e italiana, quello della strage di Piazza Loggia. Un percorso a tappe, quello cui hanno preso parte questi ragazzi, che va sotto il nome di Il Cammino della Memoria. Mi sono sentito molto, molto orgoglioso di far parte di questo percorso, perché io, che sono straniero, non sapevo molto della storia italiana, però grazie a questo percorso ho appreso come hanno lottato negli anni 60-70 e le conquiste che oggi a noi sembrano proprio scontate, cioè non ci pensiamo nemmeno, però c'è gente che l'ha vissuta sulla propria pelle. E così come avevano fatto con il presidente Napolitano, anche alla presidente del Consiglio Comunale, Simona Bordonali, hanno rivolto domande profonde quanto di difficile risposta. Alcuni degli artefici della strategia della tensione avevano o hanno avuto ruoli istituzionali? Ha mai incontrato persone che hanno tentato di minimizzare o far dimenticare la strage? Un percorso che, grazie alla Casa della Memoria, ha portato a riflettere, ma soprattutto a conoscere, perché alla mia domanda quanti di voi sapevano della strage di Piazza Loggia, purtroppo nessuno sapeva, nessuno conosceva. Uno dei ragazzi del Vantini, poi, Yusuf, ha composto una canzone rap per ricordare il proprio cammino della memoria. Segno che qualcosa sta cambiando? Per Manlio Milani, presidente della Casa della Memoria, forse sì. Quest'anno, infatti, lo slogan della cerimonia di commemorazione del 28 maggio è stato "Ora tocca a noi". Cioè, tocca a noi, dopo un percorso di scoperta, di esperienza dentro quei fatti, cercare di trarne tutti gli insegnamenti, e quindi tocca a noi portare avanti quegli insegnamenti.